Benvenuti a Ulisse, il piacere della scoperta. Poco più di 20 anni fa, era il 25 novembre del 2000, andava in onda la prima puntata di questo programma. Era l'inizio per noi di un'avventura straordinaria, durata appunto 2 decenni, che ci ha portato dappertutto nel mondo, ma anche nel tempo, alla scoperta di civiltà lontane. E quella prima puntata era dedicata a una delle civiltà più affascinanti, gli Etruschi. Certo, era un po' una scommessa, in prima serata, parlare di una civiltà non ben nota, ma sicuramente bellissima, con un fascino incredibile. E noi, appunto, poco più di 20 anni, per ricordare quell'inizio, questo percorso così emozionante anche per noi, abbiamo deciso di ritornare nei luoghi dove eravamo partiti, cioè di ritrovare gli Etruschi che ci hanno accompagnato in quella prima puntata, cercando di capire anche cosa sia cambiato nel frattempo, quanto abbiamo scoperto e soprattutto anche quanto ci possono ancora insegnare questi antichissimi italiani, perché il percorso della nostra storia è costellato di grandi momenti, di civiltà importanti, ma certamente gli Etruschi costituiscono un punto fondamentale. Sugli Etruschi hanno parlato i Greci, i Romani, a volte ammirandoli, a volte temendoli, a volte criticandoli. E noi proprio grazie alle loro parole, alle loro descrizioni, cercheremo di ritornare nel mondo degli Etruschi, ma anche lo faremo grazie, se vogliamo, alle parole dei moderni, cioè dei ricercatori, degli storici, degli archeologi, cercando quindi di tracciare un identikit di questa civiltà scomparsa che è in realtà un'eccellenza italiana, perché gli Etruschi sono esistiti solo in Italia, mentre magari i Greci, i Romani, beh, li trovate anche altrove, e quindi fanno parte del nostro patrimonio archeologico, artistico, ma soprattutto culturale. E proprio per questo li dobbiamo conoscere meglio, ma soprattutto valorizzare e tutelare. Questa non è morte, questa è vita. Ora a bordo di un elicottero dell'arma dei carabinieri in servizio prevenzione, diciamo è utilizzato dal comando tutela patrimonio culturale proprio anche per monitorare, verificare, pattugliare una parte del nostro patrimonio che è veramente straordinaria in questo caso, perché noi ci troviamo, stiamo sorvolando il parco archeologico naturalistico di Vulci. Qui c'è un luogo straordinario, si vedono infatti già diciamo riemergere i resti di una città veramente importante di epoca etrusca, Vulci. Considerate che le prime tracce di questo insediamento risalgono all'incirca 3000 anni fa e qui si è sviluppata una megalopoli per l'epoca, una delle civiltà etrusca ma anche del nostro patrimonio. Tutta questa comunità copriva all'incirca un centinaio di ettari, pensate, e non solo, non c'era solo la parte dell'abitato, ma c'erano anche le necropoli, necropoli che custodiscono e hanno custodito i resti di decine e di migliaia di defunti con il loro corredo.
funebre, e questo ha scatenato una caccia al tesoro, nel senso più brutto del termine, un saccheggio iniziato già in epoca romana, pensate, e proseguito nei secoli, conoscendo poi un periodo di fuoco iniziato negli anni 20 dell'Ottocento per arrivare fino ad oggi. Ora quindi ci troviamo su un'area che per la nostra storia, il nostro patrimonio, è molto interessante, ma che deve essere comunque tutelata. E con noi abbiamo Gilda Guerisoli, che ci può spiegare come si riesca dall'alto, anche nel loro servizio di prevenzione, come si faccia a capire, per esempio, se una tomba è già stata depredata oppure no. Come ci si riesce? Eventuali scavi clandestini sono individuabili dalla diversa densità del terreno, che può variare a seconda dell'umidità presente, e questo comporta anche una differente crescita del manto erboso. Una volta ottenute le coordinate, il personale preposto si reca sul luogo per individuare la presenza di strumenti utilizzati per lo scavo, frammenti di reperti archeologici, tracce di pneumatici cingolati o piccoli escavatori che possano ricondurre all'illecita attività. Capitano Pirronti, in tutti questi anni, in queste generazioni, sono cambiati i mezzi utilizzati dai saccheggiatori, dai tombaroli, cioè dall'Ottocento agli anni 50, dagli anni 50 a oggi, la lotta è cambiata? Rispetto agli anni 80-90 l'azione dei tombaroli è notevolmente diminuita. Le tecniche di scavo sostanzialmente sono rimaste le stesse. È cambiata invece la tecnica di vendita, perché mentre prima c'era bisogno di un intermediario che conoscesse il mercato clandestino e conoscesse gli acquirenti, ora grazie all'avvento dei social network, di internet e del dark web, qualsiasi tombarolo nascosto da un profilo falso può immettere annunci e raggiungere anche migliaia di persone. La ringrazio allora e in bocca al lupo. In bocca al lupo, grazie. Quella che vedete proprio qui, accanto a me, è una delle più grandi tombe di tutta l'Etruria, il cosiddetto tumulo della Cucumella, che in dialetto locale vuol dire proprio collina. Ora, risale al periodo di massimo splendore di Vulci, stiamo parlando di 500-600 anni prima della nascita di Cristo, ed è veramente colossale, 18 metri di altezza per un diametro di 65 metri. Era qualcosa di unico e probabilmente era chiaramente la tomba di una famiglia aristocratica. Sì, però all'interno sono state trovate solo due tombe, e certamente qui doveva esserci un corredo equivalente a un vero tesoro. All'interno di questo tumulo, lo vedete, si estende un'incredibile rete di cunicoli, sono centinaia di metri di quello che è stato definito un labirinto etrusco, ma in realtà non sono stati gli etruschi a realizzare tutto questo, perché effettivamente si cercava un tesoro. E così si è cominciato a scavare. Questi cunicoli che vedete sono stati realizzati dal fratello di Napoleone, Luciano Bonaparte, che era proprietario di queste terre, e poi a lui sono subentrati i Torlonia, che hanno proseguito, ma non esisteva un tesoro. Bisogna dire che in realtà i tesori sono quelli della conoscenza qui. Dall'altra parte del tumulo infatti si può ancora leggere il nome dell'architetto di questo tumulo. Si chiamava Caviena e ha lasciato il suo nome, è ancora lì dopo 3.000 anni. E in effetti tutto questo territorio ha un solo tesoro importante, che è quello appunto della conoscenza. Conoscenza che si basa purtroppo non tanto sulle città etrusche, perché è rimasto poco, ma soprattutto sulle tombe, che sono come delle capsule del tempo e racchiudono tante informazioni che gli archeologi cercano veramente di leggere. E proprio qui attorno a noi le tombe sono tante, migliaia e migliaia, decine di migliaia, alcune inviolate. E noi ora cercheremo di andare
a scoprirne qualcheduna, a vedere che cosa è stato portato alla luce dagli scavi degli archeologi. Proprio qui è stata realizzata una scoperta che noi stiamo seguendo. Ora vedete qui nello strato di tufo che ha circa 500-800 mila anni, eruttato da un gigantesco vulcano che era una volta il lago di Bolsena, ebbene gli Etruschi hanno per così dire scavato nella storia, anzi nella preistoria, per realizzare la propria storia. Questo lo vedete, il dromos, praticamente il corridoio d'entrata di una tomba familiare. Qui c'è un atrio che si apre con queste due entrate e incontriamo Carlo Casi. Vi ringraziamo e il tuo gruppo per questa opportunità che ci dai, perché noi siamo di fronte a una tomba di famiglia con due camere, una che avete appena aperto e avete tolto tutta la terra che la riempiva, e quindi gli oggetti sono ancora tutti lì, e quest'altra invece è ancora da aprire e da scoprire. Di che cosa si tratta esattamente? Beh, questa è una tomba della fine del VII secolo a.C. che giusto in tempo si è arrivato per assistere al recupero del corredo che è ancora in posto. Ok, quindi noi stiamo entrando in un luogo dove gli Etruschi hanno lasciato degli oggetti che adesso vedremo. Sì. Allora, accendo questa luce e provo a entrare. Ecco, è incredibile, guardate, c'è tanta ceramica, vasi, anfore, e risalgono tutti all'epoca etrusca, sono qui un po' alla rinfusa. E poi ci sono questi, guardate, questi meravigliosi balsamari. È incredibile. Ecco, siamo entrati nella storia. Guardate questo bellissimo contenitore. Con tutte le decorazioni. Sapete quello che impressiona di più quando si entra in una tomba come questa? È il silenzio. Il silenzio e questi oggetti meravigliosi che sembrano quasi aspettarvi. Ecco. Carlo, qui noi ci troviamo in una situazione assolutamente incredibile, quella sono sicuro che a casa sono molti, tanti che stanno sognando. È come passare attraverso una porta e trovarsi in un'epoca sconosciuta, con questi reperti. Che cosa possiamo dire già di questa sepoltura? Beh, intanto che siamo venuti ospiti di una signora. Ah, di una signora? Come questa... possiamo dire che qui c'era una signora? Questa cosa lo possiamo dire perché, vedi, qui accanto a me ho numerosi balsamari che erano in origine, erano riempiti di creme e di oli profumati. Quindi un'attenzione particolare alla cura della bellezza. Quindi diciamo che oggi questa signora sarebbe stata una signora che aveva molta cura di sé, ma in fondo questo avvicina molto gli Etruschi a noi e riflette un po' quello che vediamo poi negli affreschi, la bellezza, la cura del corpo, un corpo vigoroso per gli uomini, molto raffinato per le donne. Ecco, qui ne abbiamo una prova. Ma è normale trovare tutti quei balsamari in una tomba di una donna? Diciamo che è abbastanza normale perché la cura appunto dell'aspetto fisico era molto importante anche allora. Ma ovviamente questa persona ha avuto nella vita sicuramente un atteggiamento particolare nei confronti dell'ideale di bellezza. Ecco. Cosa possiamo dire sui balsamari? L'origine? Sono stati tutti fatti qui? Guarda, questo è un balsamario. Accidenti. Etrusco corinzio, si riconosce dalla decorazione, queste bande colorate. Questi sono praticamente dei balsamari etrusco corinzi, quindi sono stati fatti dove? Realizzati localmente, copiando delle ceramiche. Diciamo, alla moda. Alla moda. Di quelli prodotti a Corinto. E ci possono raccontare una storia? Perché questi sono fatti localmente. C'è qualcosa che viene da qualche altra parte? Sì, abbiamo intanto quelli che venivano da Corinto, che sono venuti da Corinto. Che è il punto dove è stata lanciata questa moda, diciamo, questo tipo di decorazione. È un balsamario, invece, corinzio vero.
Okay, questo... è anche decorato con delle figure di animali. Qui abbiamo un cane, sembra. Sono dei cani. Fa una certa emozione toccare qualcosa che non ha visto la luce per 26 secoli praticamente. Quindi dietro questo semplice vasetto, questo balsamario, c'è la storia di chi l'ha realizzato a Corinto o nell'area di Corinto, chi ha organizzato una spedizione, chi è andato per mare, immaginate i velieri, poi è arrivato qua e un commerciante l'ha venduto a questa signora. Quindi c'è tutta una società, una mezza globalizzazione diremmo noi, perché oggi farsi venire le creme da mondi lontani fa vedere anche che questa signora aveva dei mezzi. Era una signora ricca quella che viveva qui? Diciamo che era mediamente benestante, ecco, da quello che possiamo capire. Questo riguarda i balsamari. Io ne ho visto uno entrando con un colore un po' particolare. Ah sì, ce n'è uno infatti che viene da un po' più lontano. Ah ecco, quindi questo non è locale. No, questo è in faience, quindi in pasta vitrea, probabilmente prodotto nella Grecia orientale. Come mai sono tutti accumulati su quel lato lì? Perché erano attaccati lungo la parete con dei chiodi. Guarda, qui ce n'è uno in bucchero, per esempio, che conserva ancora un pezzo del chiodo da cui si è staccato. Quindi erano tutti appesi come una specie di collezione. Sì. Accidenti. E qui si vede ancora uno dei chiodi. Che teneva questi balsamari. Che poi sono venuti giù col tempo quando si sono arrugginiti i chiodi. Esattamente. Allora, invece qua abbiamo qualcosa di molto più grande. Sono delle anfore, delle broche. Che cosa contenevano? Allora, e quest'anfora conteneva un liquido. Ora, svuotando nel laboratorio, cercheremo di capire che tipo di liquido o di magari derrate, granaglie che potevano contenere queste altre olle. Vedremo gli elementi in tracce che questa cosa ci diranno. Questa è molto decorata questa. Sì, questa sì, sono con tutti questi cordoni plastici che sono stati attaccati dopo la realizzazione del vaso. Sono un'applicazione, sono cordoni plastici applicati, come si dice tecnicamente. Qui invece ci sono brocche. Sì, qui abbiamo una serie di buccheri che poi è produzione tipica della ceramica etrusca, no? Sì. Per esempio questa è una olpe, una brocca, che è decorata, vedi? Questi sono ventaglietti, noi li chiamiamo. E come venivano realizzati questi ventaglietti? Questi sono decorati a incisione. Ma è bellissimo. Tieni, io non vorrei creare pateni d'animo in chi studia queste cose. E qui invece abbiamo delle coppe, evidentemente per bere, quindi immagino per il vino. Sì, questo per esempio, ecco, proviamo a rimuovere questo per la prima volta. Ecco, questo si muove dopo così tanto. È un calice. Ah, c'è qualcosa sotto, guarda. Ah, sì, guarda, sì. Ah, c'è un'altra coppa, lì si vede una specie di... Questo è il piede, questo è un piattello, probabilmente sul piede. Su quindi una piccola coppa sotto una grande coppa. Sì, probabilmente sono legati entrambi alle ribagioni. Accidenti. Dunque, e qui naturalmente c'è una cosa che un po' mi colpisce. Alcune cose sono rotte, non sono tutte ordinate. Questo significa forse qualcosa? Cioè che non siamo i primi a entrare qua dentro. Esatto, qui purtroppo c'è stata una violazione probabilmente molto antica, perché abbiamo visto dalla terra di infiltrazione, dal rispetto comunque che la buona parte degli oggetti hanno ottenuto, quindi pensiamo che sia stata una violazione addirittura forse in epoca romana. Ah ecco, quindi chi è entrato qui non ha portato via i vasi perché ancora non interessavano, invece in epoca attuale diciamo una razzia in una tomba vorrebbe dire svuotarla completamente. Si cercava cosa? Prezioso, immagino. Sì, oggetti preziosi, a volte non vedendoli entravano e poi se ne ritornavano via a mani vuote. Ho capito, infatti lì poi si vedono anche diciamo delle aperture create per andare a cercare tombe accanto. Sì. E a proposito di tombe accanto, noi ne abbiamo una proprio qui, ovviamente chissà chi era, se questa era la donna, forse questo era il marito, oppure dei parenti, non lo sappiamo. E quindi voi adesso dovrete togliere questi oggetti e incominciare ad aprire l'altra tomba che abbiamo visto, ha quei blocchi che la sigillano.
E anche lì sarà un'altra emozione. Sarà una tomba violata, sarà una tomba invece integra. Lo scoprirete, anzi, poi torneremo a vedere che cosa avete scoperto. A Vulci si alternano tombe dalle forme più diverse, da quelle a fossa o a cassone, con grandi anticamere a cielo aperto, alle tombe più sontuose che imitano il modello della casa etrusca. Ma per avere un'idea di come erano fatte le prime tombe, quelle più antiche, dobbiamo visitare una necropoli che dista solo mezz'ora da Vulci. È la famosa necropoli dei Monterozzi, a Tarquinia. Noi ora ci troviamo in uno dei complessi archeologici più grandi, ma soprattutto più importanti di tutto il Mediterraneo. La cosiddetta necropoli dei Monterozzi. Copre, pensate, 700 ettari e corre lungo 6 chilometri di costa. E al suo interno potete vedere addirittura circa 6.000 tombe scavate nel suolo e spesso hanno come una collina sopra, una sorta di tumulo. E localmente prende il nome appunto di Necropoli dei Monterozzi. Appena entrati colpiscono questi funghi di pietra. In realtà sono delle tombe che risalgono a quasi 3.000 anni fa, siamo nel 900 avanti Cristo, quindi un'epoca molto, molto antica. I defunti venivano cremati su delle pire e si arrivava a 600-900 gradi. Si raccoglievano le ossa carbonizzate, le ceneri fondamentalmente, e si metteva il tutto dentro delle urne, assieme anche al corredo funebre. Noi abbiamo filmato proprio il momento della scoperta di alcuni di questi grandi involucri di pietra, una scoperta avvenuta durante uno scavo di emergenza, proprio perché c'era uno svincolo stradale lungo l'Aurelia che bisognava aprire, e quindi si è scoperta questa grande necropoli. Ed è stato davvero impressionante, stiamo parlando di più di 20 anni fa. Queste urne che contenevano i resti venivano poi a loro volta messe dentro questi involucri di pietra che sono scavati all'interno con un coperchio, dovevano rappresentare una casa, lo si vede da questa forma molto geometrica. Era come se il defunto entrasse nella propria abitazione per l'aldilà. Poi il tutto veniva legato, sollevato e inserito all'interno di un pozzetto e lì inumato. Chi è che realizzava le tombe in questo modo nel 900 avanti Cristo? Una civiltà chiamata Villanoviana. Da Villanova, vicino a Bologna, dove nell'Ottocento sono emersi per la prima volta questi pozzetti con queste urne. In realtà si trattava proprio dei primi vagiti della civiltà etrusca, che si trovava già presente, si era accesa, ma che poi a un certo punto compare nella sua grandezza nell'orizzonte della storia dell'archeologia. Sì, ma prima dove erano? Come mai compaiono all'improvviso questi etruschi? È una domanda che si sono posti anche gli antichi. Ravenna, Tirreni, Etruschi. Nomi diversi per un unico popolo, dalle origini a lungo ritenute misteriose. Lo storico greco Erodoto raccontava di una migrazione di genti dalla Lidia, l'attuale Turchia. A lungo si è favoleggiato di popoli giunti dalla Grecia del Nord.
Oggi siamo pressoché certi che gli Etruschi non arrivarono dalla Grecia, né tantomeno dal vicino Oriente, ma sono per così dire un prodotto nato e sviluppatosi in Italia. Un recente studio di genetica condotto su reperti ossei rinvenuti nelle tombe rivela infatti che, sebbene siano presenti tracce di DNA riconducibili all'Asia Minore, questi risalgono alla preistoria, dunque molto prima che la civiltà etrusca si sviluppasse. Un risultato reso possibile dalle tecniche di sequenziamento di ultima generazione che permettono di recuperare e ricostruire molecole di DNA persino da ossa risalenti a più di 2500 anni fa. I ricercatori delle università di Ferrara e Firenze, che hanno condotto la ricerca, hanno inoltre dimostrato che il DNA degli Etruschi è ancora presente in alcune popolazioni toscane di oggi, in particolare nel Casentino e nella zona di Volterra. La società etrusca non è affatto una società chiusa. È aperta ai commerci, ai viaggi, agli influssi culturali. Infatti noi siamo sempre abituati a pensare che il mondo degli Etruschi sia compreso tra la Toscana e il nord del Lazio. In realtà è molto più esteso. Pensate, arriva fino al Po, a nord, e a sud fino in Campania. Lo stesso storico greco Polibio ci dice che per capire, insomma, il potere etrusco, la chiave per capire la potenza etrusca, è nel controllo della pianura padana e dell'area campana. E proprio in queste due aree si trovano dei siti molto antichi, dell'età etrusca, più arcaica diremmo, e si trovano praticamente a cavallo tra il bronzo, l'età del bronzo, e quella del ferro. Dalle fertili pianure alle colline boscose, dalla foce del Po alle coste campane, dall'Adriatico al Tirreno. Queste le terre degli Etruschi fin dall'epoca più antica. Un territorio ben più vasto di quanto possiamo immaginare. Non un unico stato, ma tante città indipendenti che parlavano la stessa lingua e onoravano gli stessi dei. Capua e Ponte Cagnano al sud, Arezzo e Volterra al centro, Bologna e Mantova al nord. Le numerose tracce della loro presenza ci parlano di una popolazione aperta alla convivenza, alle contaminazioni culturali e raffinatissima. Una civiltà che dagli scambi con le altre culture riuscì a sviluppare una propria identità e unicità. Nel 2016, proprio a pochi passi dall'area che gli archeologi stanno scavando, è stata fatta un'eccezionale scoperta che ancora una volta ci permette di capire la raffinatezza di questo popolo e in particolare degli Etruschi di Vulci. Ecco, ora siamo venuti qui al castello di Vulci, che è al suo interno anche un museo archeologico. E quello che è molto interessante è che fin dall'entrata, di questo una volta era un'abbadia, un'abbazia, quindi intrisa di storia, fino all'entrata trovate delle testimonianze anche di epoche etrusche. Per esempio c'è questo sarcofago su cui abbiamo posizionato dei reperti, grazie alla Soprintendenza Archeologia per l'Etruria, che ci raccontano una storia veramente emozionante. Allora immaginate,
La soprintendenza, gli archeologi vengono chiamati in emergenza perché dei tomberoli hanno fatto uno scavo clandestino, sono scesi nel terreno, sono arrivati all'altezza di un sarcofago, gli hanno anche già spezzato il coperchio, ma ancora per motivi non chiari non sono entrati all'interno, non hanno ancora rovistato questo sarcofago, depredandolo. Gli archeologi intervengono e trovano quello che voi vedete. E soprattutto riemerge una storia commovente di 700 anni prima della nascita di Cristo. Questa viene chiamata la tomba dello scarabeo dorato. Allora, una ragazza vissuta proprio da queste parti, 700 anni prima della nascita di Cristo, ad un certo punto per qualche motivo che non conosciamo muore, a 13-14 anni. Immaginiamo il dolore della famiglia, viene cremata e le sue ceneri vengono raccolte pietosamente e in modo commovente dentro un piccolo panno di lana, quasi si volesse tenere ancora al caldo i suoi resti. E accanto, quindi questo panno viene messo dentro il sarcofago, e accanto c'è un cofanetto con tutte le sue gioie. Ed ecco, guardate, ci sono delle spille, delle fibule in bronzo, di dimensioni diverse a seconda dell'età che aveva, ovviamente. Poi queste erano delle collane d'ambra. Ora l'ambra veniva dal Baltico, se volete dalla Polonia, quindi era un viaggio lunghissimo, però arriva fin qui. Quando si parla di quasi di una globalizzazione, già in epoca etrusca voi potevate avere degli oggetti che venivano dall'altra parte del mondo, e questo in particolare colpisce, è un girocollo, un torchon come si dice, fatto di questi dischi di ambra. E all'interno si vede un'anima in bronzo che era ricoperta con una guaina di cuoio per non dar fastidio anche alla pelle, quindi qualcosa di molto raffinato. Ma qui siamo di fronte a una ragazza che apparteneva all'aristocrazia etrusca, quindi aveva dei mezzi per poter indossare dei gioielli che venivano da lontanissimo, quindi questi dall'estremo nord, ma c'erano altri che venivano dall'estremo oriente. Ora stiamo in un periodo, appunto 700 anni prima di Cristo più o meno, in cui si parla di fase orientalizzante per la civiltà etrusca, cioè c'era questo fascino dell'Oriente. Arrivavano unguenti, uova di struzzo e scarabei dall'Egitto. Ecco perché questa tomba si chiama Tomba dello Scarabeo Dorato. Eccoli qua, vedete, hanno trovato gli archeologi, i ricercatori, degli scarabei che facevano parte appunto di questo suo corredo, ma anche nella vita quotidiana. Si vede uno scarabeo blu in faience, quindi una pasta vitrea, e l'altro invece è in pietra ed è incastonato nell'oro. Però rigirandoli c'è una sorpresa, si vedono dei geroglifici. Voi ed io interpreteremmo questo come dei geroglifici egizi, ma un egittologo non sarebbe in grado di leggere. Sapete perché? Perché sono dei falsi. Sì, perché proprio perché c'era questa grande moda degli oggetti dall'Egitto e dall'Oriente, dei commercianti fenici li producevano in serie, erano dei tarocchi, e li vendevano anche agli etruschi. Nessuno di loro sapeva leggere come noi i geroglifici, e quindi venivano spacciati per originali degli oggetti che non erano proprio originali, ma insomma delle imitazioni. Ecco, da questa tomba emerge un mondo e anche delle persone come voi e me che vivevano ogni giorno con le gioie, con i dolori, ma soprattutto con la voglia di vivere, e lo sappiamo benissimo guardando proprio questi oggetti. Siamo tornati nel parco archeologico di Vulci e ci troviamo di fronte all'altra tomba da poter aprire. Vedete, i blocchi sono ancora posizionati e verranno tolti per la prima volta dopo più di 2600 anni.
Naturalmente sono dei blocchi che col tempo si sono frantumati, quindi quello che troveremo una volta tolti i blocchi sarà in realtà della terra che poi bisognerà svuotare, come è successo qui. Sarà un lavoro lungo, ma bocca al lupo. Nello stesso periodo, più a nord, un'altra grande città etrusca raggiungeva il massimo splendore. Populonia, l'unica ad essere sul mare. I minerali di ferro dell'isola d'Elba e quelli di rame, argento e piombo, estratti nelle grotte miniere presenti nei monti di Campiglia, venivano trasportati a Populonia per essere fusi e lavorati in un quartiere lontano dal centro della città. Navi provenienti dai principali porti del Mediterraneo incrociavano le rotte che conducevano a Populonia per imbarcare quei preziosi metalli. Verranno da Populonia anche le armi romane usate nelle guerre puniche e nelle campagne di Giulio Cesare contro i Galli. Proprio mentre Populonia conosceva il suo periodo di massimo splendore, un'altra città, Tarquinia, o Tarquina in etrusco, raggiungeva l'apice del potere. Il suo porto, Gravisca, accoglieva velieri che sbarcavano non solo, appunto, delle merci, ma anche degli artigiani, degli artisti, che erano venuti per soddisfare le esigenze più raffinate della ricca aristocrazia. Ma alcuni di loro si fermarono, aprirono le proprie botteghe e realizzarono dei capolavori, comprese le quasi 200 tombe proprio di questa necropoli dei Monterozzi, che rappresentano un po' l'eredità di questi grandi artisti del passato. E allora andiamo a scoprire questi capolavori sepolti. Che emozione! Ecco, stiamo entrando in quella che è stata chiamata la tomba delle leonesse. Pochi metri, pochi gradini e siete entrati nel mondo etrusco. Avete fatto un salto nel tempo arrivando al 520 a.C., l'epoca di Tarquinio il Superbo. Cioè, queste pitture sono rimaste intatte da più di 2500 anni, 2540 anni. È un'emozione veramente incredibile. Se c'è una porta del tempo è quella che abbiamo varcato. Allora, ci troviamo in un ambiente che dovrebbe essere triste, funebre, una tomba, ma in realtà è pieno di luce, di gioia, di voglia di vivere. Non a caso Pallottino, il professor Pallottino, fondatore della moderna etruscologia, ha definito queste pitture, quelle di quest'epoca, quelle attorno a noi, anche quelle di altre tombe, la prima pagina della grande pittura italiana. Questa è la tomba delle leonesse, chiamata questa tomba per via di quei due felini là sopra, ma non sono veramente dei leoni, avete visto? Hanno delle macchie, quindi probabilmente sono delle pantere, e la pantera era l'animale sacro a Dioniso, il dio dell'ebbrezza provocato dal vino. E in effetti tutto quello che avete attorno a noi segue il filo conduttore del vino, dell'ebbrezza. Allora avrete canti, musiche, balli e anche, diciamo, l'ebbrezza da vino. Ecco, cominciamo a dire dove ci troviamo. Con ogni probabilità ci troviamo sotto una sorta di gazebo, una specie di tenda, costituita, lo vedete, da questi sei pali di legno che sorreggono questo tendaggio fatto a scacchi. Qui attorno a noi abbiamo quattro giovani sdraiati su questi cline, praticamente dei letti, diciamo, per stare comodi. Avranno anche i greci e i romani,
e colpiscono questi volti, questi colori. Allora l'uomo è sempre rappresentato con questa pelle dal colore più scuro, segno che è un uomo che è abituato a stare all'aperto, è abbronzato, e hanno i capelli lunghi, vedete, con delle trecce, e tutti hanno delle corone di foglie di vite, che era la pianta sacra, comunque, che rappresentava Dioniso. Al centro, lo vedete qua, della tomba c'è questo cratere, qui all'interno c'era del vino mescolato all'acqua, e questi uomini, questi giovani che banchettavano, venivano serviti appunto da dei servi che riempivano le loro coppe, queste coppe molto larghe. Ma non solo, c'erano anche, vedete, dei musici, uno con la cetra e l'altro con il doppio flauto. Guardate le scarpe a punta, particolari. Allora potete già immaginare dei suoni che riecheggiavano, il vino che veniva versato e poi questo ritmo quasi ossessivo. Lo si capisce da questa danzatrice che è stata immortalata in una posa con questi gomiti verso l'alto e comunque ha questo mantello e questo tutulus, vedete, questo strano copricapo conico un po' rivolto verso l'avanti e questi bellissimi orecchini a disco. Dall'altra parte invece ci sono veramente un ragazzo e una ragazza che stanno ormai danzando in un modo quasi appunto ossessivo, si sente il ritmo. Si sente il ritmo da un movimento che è stato immortalato. Quale? Guardate, quello delle mani della ragazza. In realtà quella strana posa significa che ha delle nacchere chiamate croteli, che sta facendo riecheggiare. Questa non è morte, questa è vita. E se esiste una vita immortale, per così dire, eccola qua, è rappresentata dalle emozioni che quegli artisti ci hanno tramandato a più di 25 secoli di distanza. Tombe splendide, queste di Tarquinia, che probabilmente dovevano contenere preziosi corredi funebri. Purtroppo molti di quei corredi non sono stati ritrovati. Non si sono salvati dall'azione dei tombaroli. Sono ancora tante, infatti, le opere d'arte rubate e trafugate che finiscono sul mercato clandestino in Italia e all'estero. Generale Riccardi, lei è il comandante dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, quindi è un'eccellenza italiana, un vanto italiano nel mondo, e considerando che abbiamo un patrimonio culturale, appunto, artistico, storico, che tutti ci invidiano. Come fate per tutelare le opere e anche far rientrare in Italia le opere trafugate? L'intelligence è fondamentale, perché quando portano via dei reperti dai nostri siti archeologici non ci siamo e quindi individuiamo i beni quando affiorano sul mercato da qualche parte, case d'aste o a volte anche nei musei, e con l'intelligence viaggiano le indagini tradizionali. È uno strumento potentissimo che è la nostra banca dati, è la più grande al mondo, l'abbiamo avviata nel 1980 e abbiamo oggi 1.300.000 file di opere da ricercare. Ecco, in questo senso la vostra attività riguarda anche delle opere trafugate che paradossalmente poi finiscono, lo sappiamo, all'interno di prestigiosi musei. Ora, come fate per farli rientrare? I nostri reperti archeologici viaggiano per il mondo in tanti modi. Li abbiamo trovati nei camion che portavano frutta e verdura al confine con la Svizzera, li abbiamo trovati a Fiumicino nei furgoni, o a volte, come il cratere di Eufronio, viaggiano in prima classe da Zurigo a New York in aereo. I recuperi avvengono grazie alle indagini e alle rogatorie internazionali quando la legge lo consente, oppure ricorriamo alla diplomazia culturale, che è di supporto, consiste nel prendere accordi e dare in cambio qualcosa a chi possa vantare un acquisto in buona fede. Grazie, generale Riccardi. I sepolcri dipinti delle grandi famiglie aristocratiche di Tarquinia sono indubbiamente delle bellissime opere d'arte, ma chi le ha realizzate? Beh, non abbiamo le firme,
probabilmente sono stati degli artisti, degli artigiani greci, oppure degli etruschi che da loro avevano imparato la tecnica. Di certo però i greci, quando arrivarono qui sotto forma di commercianti, artigiani, eccetera, portarono non tanto il loro sapere quanto qualcosa anche di fondamentale che gli etruschi seppero utilizzare subito molto bene: l'alfabeto. Qui nel Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia vi trovate circondati da tantissimi sarcofagi. E fa una certa impressione pensare che queste siano delle persone, gli italiani, se volete, di 25, 26, 27 secoli fa. E sembrano qui, intenti a raccontarvi le cose. Naturalmente non sono a volte scolpiti bene, perché si è usato il nenfro, non il marmo. Il nenfro è una specie di tuffo compatto che però non è così facile da lavorare. E ci si trova di fronte a un mondo scomparso, ma con delle persone, con dei nomi. Per esempio, guardate questo sarcofago. Ha la forma di un altare e sopra ha un'iscrizione. Un'iscrizione in etrusco che recita letteralmente, io non conosco l'etrusco, ovviamente ho letto quello che hanno scritto i ricercatori, ma insomma, guardate che storia riemerge. Veltur, figlio di Laris e di Tanaquil, praticamente un ragazzo che con questi nomi che riemergono, Tanaquil, Laris, Veltur, completamente diversi, affascinante. E qui Lupu vuol dire è morto all'età di 25 anni. Quindi questo sarcofago racchiude una storia, un dramma, una famiglia. Ma le iscrizioni sono un po' particolari, perché la lingua etrusca, che non conosciamo bene, diciamo che è difficile da interpretare, è stata scritta però sulla pietra con un alfabeto che conosciamo, quello greco. Infatti i caratteri sono gli stessi, più o meno, alcuni sono stati modificati, altri non vengono utilizzati. E la cosa curiosa è che si scrive da destra verso sinistra, un po' come Leonardo da Vinci. Ecco, quindi si riesce bene a leggere questi testi in etrusco, però sfugge molto spesso il significato di tante cose. Come stanno le cose? Perché si parla di una lingua ancora un po' tutta da capire? Proviamo a capirlo. La stragrande maggioranza dei testi rimasti sono brevi iscrizioni ritrovate soprattutto nelle tombe e nei santuari. Semplici epigrafi, come questa, sul celebre sarcofago del Magnate, custodito nel Museo Archeologico di Tarquinia. Qui si legge che un certo Veltur Partunus, figlio di Laris e di Ramta, ha ricoperto la carica di Zilat e ha vissuto 82 anni. Ma com'era il suono di quella lingua? Proviamo a leggere con l'aiuto di un esperto. Allora Luca, tutto a posto? Ce l'hai il testo? Possiamo cominciare? Prof, io non ho mai letto l'etrusco, quindi insomma un po' di clemenza, come dire. Vado. Veltur Partunus. L'accento andrebbe messo sempre sulla prima sillaba, quindi forse è meglio Partunus. Vado, Veltur Partunus. La risalisha clan. Ah, quindi, ma secondo lei suonato bene? Si può fare un altro piccolo tentativo, forse? Allora, prof, io adesso vado, la faccio tutta di fila, ok? Speriamo bene. Veltur Partunus, la risalisha, clan Ramtas. Kukl, questa com'è, prof? Questa? È Kuklnial. Kuklnial. Quasi. Per quanto sia difficile la pronuncia, di queste parole perlomeno sappiamo il significato. Le nostre conoscenze sono molto limitate. L'etrusco è una lingua quasi isolata, con pochissimi paralleli. Usa un alfabeto derivato in gran parte da quello greco, ma la sua comprensione è un rebus. Non è mai stato ritrovato un documento etrusco affiancato a una traduzione letterale in lingue conosciute come il greco o il latino. Non esiste, insomma,
una stele di Rosetta etrusca. Così i testi più lunghi, arrivati fino a noi, come le famose lamine d'oro di Pirgi, ci forniscono informazioni frammentarie, nomi, date, cariche pubbliche, rituali. Ma la ricerca continua. Tra le parole etrusche che conosciamo ci sono alcuni nomi propri. Diciamo che la cosa che colpisce è che i nomi maschili fossero pochissimi, all'incirca 7, questo secondo studi recenti, e passavano di padre in figlio, nel filo delle generazioni. I nomi femminili invece erano ancora di meno, forse 4 o 5. E uno di questi era Velia. Ora noi, vedete, stiamo entrando in un'altra tomba, la tomba degli Scudi, qui nella necropoli dei Monterozzi a Tarquinia, che è stata recentemente restaurata ed è tornata a splendere. E qui torna anche a riecheggiare il nome di questa donna, Velia. Andiamo a conoscerla. Ecco, in questo istante vi trovate davanti a uno dei capolavori dell'arte etrusca. Si tratta di una delle più grandi tombe di Tarquinia, risale all'incirca 3 secoli e mezzo prima della nascita di Cristo. La pianta simula quella di una casa, con un atrio centrale su cui si aprono 3 ambienti, uno sul fondo e 2 laterali. I soffitti, ed è questa la cosa che impressiona di più, è un riferimento sempre al mondo dei vivi. Si vede proprio un tetto, un doppio spiovente con le travi, e pensate che nei restauri si vedono proprio le venature delle travi. E tra l'altro i restauri sono ancora in atto. Vedete al di là quest'altra stanza delle restauratrici dell'Università della Tuscia che si stanno prendendo cura di, guardate, delle figure un po' strane sulle pareti, sembrano dei dischi. In realtà rappresentano degli scudi. Degli scudi, questo è un riferimento a prestigio militare della famiglia, soprattutto del fondatore di questa tomba. Un uomo talmente potente da scavare nel macco, cioè in questo strato durissimo, addirittura una tomba grande come questa. E chi era questa persona? Sappiamo che la famiglia si chiamava Velka e lo sappiamo dal nome che sta lassù. Guardate, c'è scritto Lars Velka, eccolo! Il fondatore di questa tomba lo si vede rappresentato sdraiato su uno di questi letti triclinari durante un banchetto funebre, cioè in onore proprio suo, che era morto. E accanto vedete la moglie seduta e si stanno offrendo, porgendo l'un l'altro, un uovo che è il simbolo della vita eterna. Ed è impressionante vedere anche questa piccola serva che sta accanto e che sta allietando la scena con questo che è un grande ventaglio fatto di piume di struzzo, un flabellum. E sull'altra parete, ecco, vedete, ci sono altre persone. Chi sono? Questo è il padre del fondatore, si chiamava Veltur Velka. Questa forse è la rappresentazione più bella, perché accanto vedete la moglie, con un nome un po' impronunciabile oggi, Ravntu Apartnai. Ed è forse la figura più sensuale della tomba, con quel suo sguardo, con le vesti trasparenti, ma anche lui, guardate, ha questo aspetto molto virile, addirittura con la toga che gli è scivolata di lato, e sembra quasi di percepire anche lo spessore dei cuscini. Eppure, ricordate, siamo in epoca etrusca, molto distanti dalle opere che verranno poi nei secoli seguenti. Proprio durante i lavori di restauro è riemersa un'antica tecnica che è stata utilizzata per realizzare quest'opera. Vedete queste 2 figure? Come sono molto simili, quasi dei gemelli. E lo stesso si è visto su alcune parti del corpo di diverse persone raffigurate, in altre parole. Gli artisti, certo non siamo a livelli degli affreschi del Rinascimento, del Medioevo, però già cominciavano a usare delle tecniche molto simili. Stendevano un intonaco e poi, al momento di rappresentare
innanzitutto i contorni delle persone, dei personaggi, usavano, se volete, delle forme, delle sagome fatte in legno, in pergamena, in papiro, chissà, che rappresentavano un braccio, un volto, un tronco, li applicavano sull'intonaco, ci tracciavano la silhouette, il contorno di questa parte del corpo e poi lo realizzavano. Guardate, vedete questo avambraccio di questa donna, che è poi la suocera di Veglia, è molto simile all'avambraccio di Veglia, quindi è stato quasi certamente utilizzato, diciamo così, in modo improprio diremo, lo stesso cartone. In effetti Veglia la vedete seduta accanto al marito, sul letto. Ora, a noi sembra una cosa naturale, ma per l'epoca era una cosa rivoluzionaria. In effetti Veglia partecipava a degli eventi pubblici, agli spettacoli, ai banchetti, assieme al marito. Una cosa inconcepibile per i romani o anche per i greci. Le uniche donne ammesse a un banchetto erano le prostitute. In realtà le donne etrusche erano molto più aperte, partecipavano alla vita pubblica, erano certamente l'angelo del focolare, tiravano su e curavano anche la famiglia, ma partecipavano alla vita pubblica e anche ai piaceri della vita accanto al proprio uomo. In questa antichità si colgono molti tratti moderni che sono tipici della civiltà etrusca. Tratti eleganti, i modi raffinati, la grazia dei gesti. È una bellezza ideale quella delle donne dipinte nelle tombe di Tarquinia e rappresentate sui sarcofagi. Ma era davvero così la donna etrusca? Gli storici greci e latini concordano nel dire che le donne etrusche erano bellissime. E a giudicare dalla quantità di specchi e contenitori di unguenti e ornamenti che sono stati ritrovati nelle tombe, dovevano passare molto tempo a farsi belle. Gli occhi sottolineati dal trucco per rendere lo sguardo più intrigante. Il rosso acceso per le labbra, i capelli acconciati in forme elaborate, anche l'abbigliamento è ricercato, abiti eleganti dai tessuti variopinti e dalle fogge più disparate che sottolineano il corpo e lo esaltano. Mantelli dai tagli arrotondati, scarpe a punta, preziosi e raffinati gioielli in oro e in argento. Un mondo colorato, una civiltà che ama il lusso e che ha sviluppato una mentalità aperta, tale da garantire alla donna un'indipendenza e una libertà sconosciute presso le altre culture. Tanto che le fonti greche e latine parlano di loro in termini a dir poco malevoli. Donne che amano andare in giro nude, che sono messe a disposizione non solo dei rispettivi mariti, ma degli uomini in generale. Stereotipi e dicerie maturate nella società chiusa e rigidamente maschile del mondo greco e romano. La donna etrusca è troppo diversa, fa quasi paura. Era comunque una donna che non era moderna non solo in tante abitudini, ma anche nella volontà di apparire bella. E qui ne abbiamo un perfetto esempio. Veglia, infatti, indossa una tunica ricamata, tra l'altro trasparente, molto sensuale, e ha poi, lo vedete, una specie di mantello con delle frange, colorato, certo, anche questo di una certa eleganza, portato un po' aperto anche qui con una certa sensualità. Ora, se ci concentriamo invece sul volto,
di Veglia, ci accorgiamo di un fatto. Ha questa specie di diadema, questa coroncina in testa, però lo notate? Le sopracciglia sono scure, ma i capelli sono biondi. E lo stesso accade con sua suocera. Sopracciglia scure e capelli biondi. È un caso, magari era semplicemente un modo per rappresentare le persone, sottolineare lo sguardo, oppure effettivamente si tingevano i capelli. Beh, molti ricercatori, molti studiosi ritengono che le donne etrusche praticassero, sì, quello che facevano anche le donne greche, cioè si tingessero, si schiarissero i capelli, in un certo senso se li ossigenassero, usando la liscivia, che praticamente è della cenere mescolata dell'acqua che ha un potere schiarente. E questo vi fa capire anche la cura del corpo, o comunque la cura dell'aspetto che c'era a quell'epoca. E soprattutto lo vedete anche, c'era una cura negli ori, si intravedono delle armille, dei bracciali e soprattutto questi orecchini di Veglia così imponenti, un simbolo del prestigio sociale, ma comunque rappresenta anche questa una cura nell'oreficeria straordinaria e incredibile che ancora adesso lascia veramente stupefatti. Orecchini, anelli, bracciali, ciondoli, fibule, collane e accessori per acconciare i capelli. Creazioni raffinate in oro o in argento, indossate da donne e uomini e apprezzate in tutto il mondo antico. Monili composti da centinaia e talvolta migliaia di piccoli elementi, grazie a due tecniche particolari e complesse, la filigrana e la granulazione. Quest'ultima era basata sulla produzione di sferette minuscole dalle dimensioni addirittura infinitesimali, fissate con microsaldature sulla superficie del gioiello per creare disegni o motivi. Ancora una volta, la ricerca del lusso, il gusto per il bello, l'attenzione all'eleganza rendono unica e sorprendente la civiltà etrusca. Sono tante le cose che vi colpiscono in questa tomba, soprattutto i colori. Sì, però ci sono delle tonalità che mancano. Quali? Beh, sono quelle, diciamo, dei sentimenti, delle emozioni. Nel senso che certe cose si sono conservate in un modo magnifico. Guardate, i suoceri di Veglia si guardano l'un l'altro, hanno una mano sulla spalla. Lui sembra quasi accarezzare... Lui era calestare il mento di sua moglie. E quindi oggi noi riusciamo a sentire questo calore che ha attraversato tutti questi secoli. Però, se notate, accanto a loro ci sono due musici che stanno suonando. Allora, vedete, uno suona la cetra, che è l'antenato della chitarra. Ha il plettro in mano, lo si intuisce, proprio come una chitarra moderna, anche quelle elettriche. Un altro al doppio flauto. E in effetti in tutte le tombe si vedono tanti suonatori. Insomma, il mondo etrusco era intriso di musica. Lo stesso Aristotele diceva che gli etruschi impastavano il pane a suon di musica, fustigavano i servi a suon di musica e facevano anche il pugilato a suon di musica. Era una colonna sonora. Sì, ma che fine ha fatto questa musica? La vediamo rappresentata, ma è muta. È come vedere un film senza il sonoro. È possibile riascoltare questa musica? Non è facile, ma qualcosa si può fare. Guardate. Non sappiamo quali melodie suonassero gli etruschi. Ma questo che sentite
è sicuramente uno dei suoni che avremmo potuto ascoltare 2600 anni fa. Risale agli anni 80 del Novecento l'eccezionale ritrovamento di una nave colata a picco al largo dell'isola del Giglio. All'interno c'erano, coperti dalla pece, una serie di strumenti musicali simili a flauti in legno di bosso e in avorio, perfettamente conservati. L'etruscologa Simona Raffanelli e il musicista Stefano Cocco Cantini, uno dei più apprezzati sassofonisti italiani, hanno studiato e poi ricostruito con estrema precisione quei reperti unici. Lo stesso legno di bosso, le stesse dimensioni, la stessa forma cilindrica, la stessa distanza tra i fori. Quasi per incanto è emerso un suono, lo stesso che gli Etruschi sentivano. Un suono ipnotico, continuo e ripetitivo, che ci ricorda l'Oriente. Dopo millenni, la musica etrusca torna nuovamente a vibrare. Sono passate molte ore e siamo tornati qui nella tomba che abbiamo visto aprire questo dromos, questo vestibolo, e a questo punto, vedete, i sedimenti sono stati tolti completamente, sono stati fatti già i rilievi, le mappe degli oggetti trovati, anche rilievi in 3D, per così dire, con delle foto, in modo da poter ricostruire nel computer la posizione degli oggetti. E poi, come ho detto, ogni oggetto è stato fotografato. A questo punto si è arrivati al momento in cui questi oggetti ritornano fuori dalla tomba dopo tutti questi secoli. Allora, Carlo, questa è un'altra tomba violata. Abbiamo capito che, insomma, i ladri, mai in antichità, non in tempi recenti, sono entrati in questa tomba, hanno sfondato il muro, sono entrati in quest'altra. Però hanno lasciato gli oggetti che a quell'epoca non pensavano fossero interessanti, perché per loro un vaso etrusco non era una cosa così importante. È così? È così, è così. E l'importante è che noi troviamo questi oggetti nel loro contesto, quello in cui sono stati a suo tempo deposti, in modo di accompagnare il defunto. Adesso siamo al punto tale che abbiamo fatto tutte le operazioni preliminari, dobbiamo togliere i pezzi e portarli in laboratorio per essere studiati e analizzati. Ok, pronti. Allora, la prima cosa che colpisce è questa anfora che si trova proprio all'entrata. Questa anfora cosa poteva contenere? Beh, direi del vino. Vino, quindi il vino per l'aldilà, una bella scorta. È incredibile come sia intatta e sia nella stessa posizione in cui poi è stata o spostata dai tombaroli oppure lasciata da chi ha chiuso e sigillato questa tomba. Allora, tanto per farvi capire, in fondo tutto questo ricorda un po' la scena di un crimine. È un po' come se la scientifica fosse arrivata e fa dei rilievi e poi dovrà analizzare ogni singolo pezzo. Certo, sono passati i tombaroli, ma qui si cerca di capire chi fosse la persona. Allora, che cosa possiamo cominciare a togliere, ecco. Per portare dall'antichità all'età moderna? Dal 620 avanti Cristo. Questa è una ciotola con il suo contenuto che sarà svuotato in laboratorio e analizzato. Che emozione! Tenere questa ciotola che rivede appunto la luce dopo 26 secoli e mezzo praticamente. E quindi poi scopriremo cosa contenesse. Ecco, ha ricominciato il suo viaggio nel tempo. Questo faceva parte probabilmente di un servizio da vino che forse era contenuto qui e che le analisi ci confermeranno o meno. Quindi possiamo cominciare
a togliere questa brocca, ma è meravigliosa, imbucchero ancora tutto il suo contenuto di terra che si è infiltrata in tutti questi secoli, e sta a noi capire e avere le conferme di che cosa contenesse. Ma è un servizio da vino. Questo quindi una volta era utilizzato, non è stato fatto per il defunto, si trovava su una tavola, è stato utilizzato. Sì. Ha sentito una famiglia etrusca parlare, risolvere i problemi quotidiani. Questo è un testimone di un mondo scomparso. La sensazione veramente di aver attraversato il tempo. L'emozione, potete immaginare, è enorme, è la stessa che avreste voi al mio posto. E anche la paura di fare qualche errore, io preferisco dare subito questo reperto bellissimo, che di solito si trova nei musei. Quando viene violata una tomba e questi oggetti poi cominciano a avere dei viaggi anonimi e anomali nel mondo del mercato nero, eccetera, voi capite che è come trovare una cintura e cercare di capire chi fosse la persona che indossava questa cintura, o trovare per esempio un cellulare senza scheda, è un cellulare, ma non ti dice niente della persona, e si capisce il danno che viene fatto ogni volta che una tomba viene violata. Non solo si portano via degli oggetti che fanno parte del nostro patrimonio, ma si rompe completamente, come dire, la parentela che aveva con la sua epoca, e non si può più ricostruire nulla. Tutto quello che sappiamo della civiltà etrusca è conservato in queste grandi necropoli, le città dei morti. Purtroppo, infatti, non abbiamo resti di case. Non esiste una Pompei etrusca. Eppure esiste un luogo dove possiamo immaginare tutto questo. La civiltà etrusca vi regala delle potenti emozioni ancora oggi, dopo secoli, la sua scomparsa. Guardate, noi ora ci troviamo in questo luogo, questa sorta di gola scavata nel tufo, davvero impressionante. Ma questa in realtà è la base di una città. Pensate, questo era uno sperone roccioso, e là sopra si innalzavano le mura di una città potente che si chiamava, in lingua etrusca, Kisra. Cioè, praticamente era una delle grandi città che addirittura lo storico greco Dionigi di Alicarnasso definì la più prospera e popolata città dell'Etruria. Kisra. I romani la chiamavano Caere e poi Cere. Oggi è Cerveteri. E sorgeva proprio sopra la mia testa. E guardate queste radici che avvolgono i resti di questa antica civiltà, quasi fossero dei serpenti. Tutto questo è veramente incredibile. Ma era un luogo che colpiva anche i romani. Considerate che le famiglie aristocratiche romane mandavano i propri figli a imparare l'etrusco proprio qui, a Kisra, perché era considerato l'etrusco un po' la lingua del sapere, della conoscenza, esattamente come nell'Ottocento lo fu il tedesco, oppure l'inglese oggi. E i rapporti tra Roma e Kisra, cioè Cerveteri, furono sempre molto particolari, molto buoni, tra virgolette. Infatti, quando Roma spense la civiltà etrusca a cavallo tra il IV e il III secolo avanti Cristo, più o meno l'epoca grosso modo di Alessandro Magno, i cittadini di Cerveteri ricevettero uno status particolare, cioè di cittadini romani senza diritto di voto, dei mezzi cittadini. Comunque erano rispettati. Allora immaginate, più o meno in quell'epoca, IV secolo, III secolo, sotto queste mura, proprio qui, avreste potuto vedere un corteo di uomini e di donne che lasciavano la città dei vivi per andare nella città dei morti. Stiamo percorrendo la cosiddetta Via degli Inferi, la via che collegava Cerveteri a una delle sue grandi necropoli, oggi chiamata la necropoli della Banditaccia. È davvero incredibile, siete circondati da migliaia
di tombe sparse tutto attorno a voi, soprattutto ben visibili in questo taglio del tufo, che arriva a volte fino a 10 metri. Ora, quello che dovete immaginare è che a quell'epoca le tombe non apparivano così aperte, ma avevano i blocchi che le chiudevano, erano insomma sigillate. Era una vera e propria città dei morti. Questa lunga strada oggi copre addirittura 2 chilometri, ma in effetti era una delle strade di uscita della città, che come fecero poi anche i romani, avevano ai suoi lati poi queste vie, le necropoli, le tombe degli abitanti. Ora, è giunta ad avere tutta questa profondità perché ogni volta si scavava per, diciamo, riaggiustare la strada, rifare un manto stradale, diremmo noi oggi, e quindi si scavava sempre più, si andava sempre più in giù, e questo permetteva insomma di creare questa specie di gola. E la cosa curiosa è che le tombe più antiche sono quelle più in alto, mentre più si scende più ci sono quelle recenti. Avete la sensazione davvero di stare in una città dei morti, ma etrusca, perché ci sono strade, piazze, eccetera. Ma bisogna dire che gli etruschi avevano la capacità di creare delle città straordinarie e anche con dei riti di fondazione. Persino Roma è stata creata con un etrusco ritu. Allora, è possibile capire di cosa si trattasse? Sì, però dobbiamo spostarci da qui, da questa zona, e andare ai confini nord, per così dire, del, diciamo, dominio etrusco. Cainua, città nuova. Era questo il nome dell'antico insediamento etrusco di Marzabotto, una delle più importanti città-stato del nord. Sorta nel VI secolo avanti Cristo e nuovamente rifondata nel V secolo avanti Cristo, appunto la Città Nuova. Cainua è l'unica di tutte le città etrusche che ha conservata intatta la sua planimetria. Così sappiamo che le strade erano larghe 15 metri e ai lati vi erano dei marciapiedi porticati, un po' come l'odierna Bologna. Sappiamo anche che le case più grandi potevano misurare fino a 800 metri quadri. Cainua fu edificata secondo un preciso rituale, il rito etrusco ricordato dalle fonti latine. La città era divisa in 4 parti, da 2 rette perpendicolari, proprio come la volta celeste era divisa in 4 quadranti, in ognuno dei quali risiedevano delle divinità. Le rette erano le strade principali, quelle che i romani chiameranno Cardo e Decumano. Il Cardo e il Decumano si incrociavano in un punto. Quello era il centro della città. In quel punto gli etruschi seppellivano una pietra sacra su cui era incisa una croce. Per capire come era fatta una casa degli etruschi bisogna ricorrere ai pochissimi indizi rimasti. Buona parte di essi si trovano all'interno delle tombe, quindi di nuovo le tombe sono una fonte quasi inesauribile di dati. Sì, perché le case erano fatte con le fondamenta di pietra, ma poi il resto era d'argilla, di legno, con travi, graticci. Le tombe invece erano solide, scavate nel tufo oppure realizzate con dei blocchi di pietra. In
Infatti è proprio grazie a questi monumenti funebri che possiamo farci un'idea di come era fatta un'abitazione. Il tumulo che stiamo per visitare ci dà un'idea di come potesse presentarsi una casa aristocratica del VI secolo a.C. Entrando qui nella tomba degli scudi e delle sedie di Cerveteri, ne abbiamo un chiarissimo esempio. Eccoci. Allora, da cogliervi qui, lo vedete, è un vestibolo molto ampio. Ricordate che tutto quello che vedete è scavato nella roccia. Eppure vi dà tanti indizi di come fosse l'arredamento delle case etrusche. Infatti, scavati dentro il tufo, vedete sei letti, sei banconi, ma in realtà sono scolpiti a forma di letto, si vedono le gambe, eccetera. Su questi letti certamente a volte si facevano banchetti, quelli che avete visto nelle case, a volte si dormiva. Ma se proseguiamo, vediamo che ci sono tre stanze con altri due letti per stanza. E qui, vedete, c'erano proprio i luoghi dove avreste trovato un altro defunto, e qui un altro ancora. Insomma, era una tomba per una famiglia allargata, una specie di clan, se volete. E ovunque, in queste finestrelle, in quel bancone, alla base dei letti, avreste visto quei bellissimi vasi che oggi si vedono nei musei. Sì, però ci sono altre cose che vi colpiscono e sono queste poltrone, o meglio, questi troni con una spalliera ricurva e anche con uno sgabello per poggiare i piedi. Chiunque fosse entrato in questa tomba in età etrusca avrebbe visto delle statue su questi troni, ed erano le statue in terracotta dei capostipiti del clan della famiglia, che vi accoglievano e ricordavano anche chi aveva permesso a tutta questa famiglia di esistere, anche questa tomba. Ora, cosa possiamo riuscire a scoprire dell'arredamento delle case etrusche? Tante cose. Innanzitutto, quando entravate in una casa, vedevate spesso questi archi tipicamente etruschi, cioè rettangolari, ma poi guardate, il soffitto si vede la travatura che vi sta a indicare che sopra forse c'è un altro piano o forse il tetto, ma è praticabile il piano superiore. E poi? Beh, poi vedete ci sono addirittura 14 scudi, che sono questi dischi che vedete incisi, scolpiti in rilievo sulla parete di tufo, anche qui a sottolineare la potenza di questa famiglia, certamente è un prestigio di tipo militare. E da qui abbiamo già un'idea di come fossero le case, e quello che emerge è che l'arredamento era molto scarno. Sì, però c'era qualcosa che qui non vediamo, che invece nelle case etrusche era importante: la cucina, cioè dove si cucinava il cibo. E certamente lo sappiamo anche dagli affreschi, lo vediamo, gli etruschi erano amanti della buona tavola, cultori della dieta mediterranea dell'epoca. E quando si cerca di scoprire la tavola degli etruschi, beh, vengono fuori tantissime curiosità, guardate. Frutta, legumi, cereali, ingredienti tipici della dieta mediterranea. Gli stessi che avremmo potuto trovare sulle tavole degli etruschi. Eppure, quasi 3.000 anni fa, si poteva mangiare anche qualcosa che oggi ci sembra davvero sorprendente. Il prosciutto. Gli etruschi, infatti, allevavano il bestiame e anche i maiali, di cui trasformavano le cosce, una volta salate, in prosciutto. Un alimento tanto pregiato da farne un fiorente commercio. Prosciutti etruschi scambiati con vasi greci. Un'ipotesi davvero affascinante. Per non parlare del vino. Studi recenti condotti dall'Università di Siena hanno accertato che gli Etruschi coltivavano una vite selvatica da cui derivano i vitigni con cui oggi si produce il vino Lambrusco. Insomma, eccellenze italiane da oltre 2500 anni. Sicuramente i vasi greci piacevano ai ricchi commercianti etruschi, agli aristocratici, insomma, alle persone che potevano permettersi questi capolavori. E questi vasi
piacciono oggi come piacevano allora. Guardate questo in particolare. Ah, vedete, ha una forma diversa dagli altri, sembra quasi un vaso rovesciato. In realtà si tratta di uno Psyukter, cioè praticamente si metteva dentro del ghiaccio, della neve, e lo si inseriva all'interno di un grande cratere dove c'era del vino. Quindi questo serviva per raffreddare il vino durante un banchetto. Immaginate il calore d'estate. Ma c'era poi in questi banchetti, si vedono proprio rappresentati, un'atmosfera particolare. Guardate, qui si vedono degli uomini che sono sdraiati ognuno su un letto da banchetto, la cosiddetta cline, e accanto delle donne sedute su delle sedie. Sotto ci sono dei cani pronti forse a raccogliere qualche pezzetto di cibo lanciato loro, e si vede anche l'estasi di questi volti. Quasi si percepisce una specie di atmosfera di grande felicità che è stata racchiusa come in un incantesimo all'interno di questo vaso. Ecco, questo è un altro vaso, magnifico, che risale più o meno, come il primo, al 520 avanti Cristo, più o meno alla fine del VI secolo avanti Cristo, e si vede una maschera dionisiaca, questo dio Dioniso che viene sempre associato all'ebbrezza, alla perdita dei freni, delle inibizioni durante i banchetti. Ecco, tutto questo era visto come l'azione di una divinità. Ora, questi sono dei capolavori. Noi in questo nostro viaggio nel mondo degli Etruschi vi facciamo vedere tutte le opere, i capolavori che si trovano spesso in musei diversi da quelli più importanti, magari sparsi sul territorio, vi fanno vedere anche l'importanza del nostro patrimonio sul territorio. Ma chi non poteva allora permettersi un vaso dalla Grecia o dalla Magna Grecia, cosa faceva? Poteva ricorrere al mercato locale, perché gli Etruschi facevano delle copie di questi vasi, bellissimi certamente, però non erano originali. Ma in quest'area dell'Etruria, e stiamo parlando di Cerveteri, Tarquinia, Vulci e poco dopo anche Chiusi, bene, si era sviluppata, era una caratteristica di queste aree, un tipo di ceramica davvero impressionante, che ancora oggi riempie le vetrine e i depositi dei musei che si dedicano al passato e agli Etruschi. Il bucchero. Ai costosi vasi greci, gli Etruschi risposero con una produzione locale che ne imitava le forme, le decorazioni e le tecniche di realizzazione. Ma esisteva un'altra produzione, questa sì, tipicamente etrusca, il bucchero. Di colore nero, lucidi, eleganti, i buccheri imitavano i vasi in metallo, soprattutto in argento, e avevano un vantaggio. Erano alla portata di tutti. Il colore non era dovuto alla pittura, ma a un sofisticato procedimento di cottura. I vasi venivano, per così dire, bruciati grazie all'assenza di ossigeno nel forno. Arricchiti con decorazioni graffite o a rilievo, divennero sempre più comuni, popolari e richiesti. I buccheri erano dedicati al consumo del vino e le esportazioni di questi vasi accompagnavano sempre i carichi di anfore piene di vino etrusco. Possedere un vaso in bucchero era diventata una vera e propria moda. Tutte le case etrusche erano arredate allo stesso modo. Noi ne abbiamo una prova proprio in questo luogo. Noi ci troviamo infatti nei depositi di Santa Severa, dell'antiquarium di Santa Severa. Attorno a noi c'è davvero il mondo etrusco che è riemerso in questi luoghi, in questi scavi. In effetti, a Cerveteri, l'antica Cere, c'era una tradizione, quella di dipingere delle lastre di terracotta. Quindi le case avevano queste lastre sulle pareti, così i templi, i luoghi pubblici e le tombe. È qualcosa che non trovate altrove. È una tradizione nata proprio qui. Ora, di che cosa si tratta?
In pratica la tecnica era identica a quella dei vasi dipinti. Bisognava stendere uno strato di argilla e quando era ancora umido e bagnato si cominciava a dipingere, a fare queste bellissime figure e poi le si coloravano, come? Con dei minerali, però non vedevate già i colori sarebbero emersi a fine cottura. Guardate, in questi frammenti si vedono, ad esempio, qui un piede con quella scarpa a punta. Vedete come è elegante, sia nelle decorazioni che nei colori. Qui invece c'è uno zoccolo di un cavallo con una coda e possiamo immaginare il resto. Chissà che qual era l'effetto finale. E poi qui abbiamo addirittura una dea nuda, la più antica mai trovata da queste parti, perlomeno in Etruria, nel mondo etrusco. Questi reperti che vedete sono stati riportati in Italia grazie al lavoro, alle indagini, intercettazioni, eccetera, dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Era il 2016 e questa è solo una parte. Poi invece c'è stata un'altra indagine portata avanti dalla Guardia di Finanza che nel 2019 ha permesso di far ritornare, diciamo, agli occhi di tutti delle lastre veramente straordinarie che adesso vi facciamo vedere per la prima volta. Sono state restaurate, ripulite e ora potete ammirarle voi esattamente come lo potevano fare gli Etruschi tantissimi secoli fa, per la prima volta. Penthesilea e Achille, Atalanta e Melanione, e poi i sacerdoti, Aruspici, un Mercurio o un demone alato, miti e storie di un universo etrusco che oggi possiamo solo ipotizzare. A chi appartenevano? Quale edificio pubblico o privato decoravano? Non lo sapremo forse mai. Rimangono i loro volti, gli occhi, il movimento dei corpi. Lo sguardo di Atalanta, con quei capelli neri sciolti al vento. L'audacia di Penthesilea, che si scaglia con la sola spada contro Achille, armato di tutto punto. Capolavori unici di quasi 3.000 anni fa. L'antica Pirgi sorgeva dove oggi si trova Santa Severa, lungo la costa tirrenica. Ora, dovete immaginare che Pirgi, appunto, era il porto della città di Cere, cioè Cerveteri, ed era collegato a questo abitato con una lunga strada di 13 chilometri larga 10 metri, un'importante arteria. E proprio qui, vedete, oggi sorge una delle località più gradevoli, qui lungo la costa laziale. Ma bisogna dire che a quell'epoca qui avreste visto un abitato e soprattutto un santuario, uno dei più importanti di tutta l'Etruria. Era costituito da due templi, il tempio B, dedicato alla dea Uni, che fondamentalmente era equivalente della romana Giunone, e poi il tempio A dedicato a Leucotea, la dea bianca. E c'era anche accanto un edificio con tante piccole cellette. Si è ipotizzato che qui si praticasse anche la prostituzione sacra, cioè che ci fossero praticamente delle sacerdotesse si chiamava Scorta Pirgenzia, e che erano, diciamo, una forma abbastanza diffusa nel Mediterraneo di una prostituzione che serviva poi a alimentare economicamente anche questo santuario. Ora, bisogna dire che tutto questo non c'è più, nel senso che il mare ha veramente invaso la terra, quindi dove oggi avete le onde, una volta c'era la città etrusca, e se fate un'immersione troverete tanti ciotoli, blocchi squadrati di tufo, eccetera. Quello che rimane di questo centro è tutto scomparso? Non proprio, perché in realtà è ancora possibile scoprire degli oggetti etruschi, come per esempio i pozzi delle varie case sono rimasti intatti,
E scavando a 2,5 metri di profondità nel pozzo, guardate che cosa è riemerso. A fare lo scavo sono stati proprio gli archeologi tecnici del Museo del Mare qui di Santa Severa e il direttore Flavio Neri ci fa vedere proprio quello che è riemerso dai sedimenti. Sapete cos'è questo? È un rastrello etrusco. Come era fatto? Era complesso, comunque non era un oggetto semplice. È un rastrello molto complesso, sono stati usati dei legni diversi a seconda della loro funzione. E è un lavoro eccezionale, un unicum in realtà, perché finora non era mai stato trovato un oggetto di questo genere. Quanto è antica, quanto risale? Le datazioni a radiocarbonio lo datano nell'ambito del V secolo a.C. Ora, quello che è incredibile è che questo oggetto che gli Etruschi hanno buttato in fondo al pozzo perché è giudicato brutto, inservibile, rotto, oggi è invece considerato un vero tesoro. E vi fa capire quanta conoscenza ci sia sia sul fondo di questo mare, ma anche nell'entroterra e nell'Etruria in generale. Nell'area sacra, nel 1964, sono state ritrovate le tre famose lamine d'oro che probabilmente erano affisse alla porta del tempio più antico, cioè il tempio B. Due di quelle lamine sono scritte in etrusco, l'altra è la versione in lingua punica di uno dei due testi. Si tratta di un documento estremamente importante perché rivela i profondi legami tra queste due civiltà, legami di tipo religioso, economico, politico. In realtà la dea Uni etrusca non era altro che l'equivalente cartaginese della dea Astarte. Quindi i marinai cartaginesi che arrivavano, scendevano e potevano andare a pregare alla propria divinità. E questo è davvero una cosa eccezionale per quell'epoca. Bisogna dire che, in questo mondo antico, soprattutto nella mentalità di un etrusco, nulla accadeva per caso. Loro erano convinti che la natura fosse comandata dal volere degli dei e qualunque fenomeno naturale in realtà era un messaggio che gli dei mandavano agli uomini. E chi poteva interpretare questi messaggi? I sacerdoti. E la casta sacerdotale era estremamente potente. Interpretare la caduta dei fulmini, le viscere degli animali, il volo degli uccelli. Questa è la disciplina etrusca. Il sapere degli aruspici messo per iscritto e consultato a Roma ancora in tarda età imperiale. Grazie agli autori antichi e a oggetti particolari come il fegato di Piacenza, un vero e proprio manuale di arte aruspicina per imparare a leggere le interiora animali, è possibile capire, a grandi linee, come operassero i sacerdoti etruschi. Veniva definito uno spazio sacro, consacrato, indicato in latino con la parola templum. Al suo interno venivano inserite le divinità in base ai punti cardinali e alle loro competenze. I segni che si relazionavano con il settore compreso tra nord e ovest rinviavano al mondo dell'aldilà, del buio. È la pars hostilis. Attraverso la divinazione gli Etruschi erano in grado di fornire indicazioni fondamentali sul destino di un uomo o di un intero popolo. Predissero la durata della propria civiltà, facendola concludere nel I secolo a.C., una previsione che la storia ha confermato. Un approdo naturale, protetto dai venti e dalle correnti e addirittura con una sorgente d'acqua proprio dietro il santuario. Queste sono delle condizioni perfette per trasformare questo luogo in uno dei porti più importanti di tutta l'Etruria. E proprio qui vedevate arrivare
velieri greci, punici, con le loro mercanzie. Sì, ma ne partivano anche, perché gli Etruschi, beh, noi siamo sempre abituati a considerarli una civiltà agricola, li vediamo sempre nelle campagne, ma in realtà avevano una vocazione marittima molto forte. Da qui partivano velieri etruschi, carichi di anfore di vino, ma anche di vasellame, ceramiche come il bucchero, che portavano nei vari punti di tutto il Mediterraneo. E venivano anche appunto dei velieri di altre civiltà, carichi di prodotti esotici, profumi, essenze, anche prodotti di lusso per l'aristocrazia etrusca. Insomma, il mare era veramente una sorta di autostrada per il commercio, per le idee, per le religioni, ma anche per scorribande, guerre e incursioni. Etruschi, pirati dei mari, feroci predatori, avventurieri senza scrupoli. Questa l'immagine che la storiografia greca ci ha tramandato. Quella di un popolo dominatore dei mari che incuteva paura e timore. In realtà, la pirateria era un'attività assolutamente lecita, per nulla disonorevole, e praticata da tutti i popoli. Le navi etrusche partivano dai porti di Pirgi, Gravisca o Populonia e raggiungevano le località più disparate del Mediterraneo, dalla Sardegna alla Corsica, fino a Cartagine, alla Grecia e all'Asia Minore. Erano navi robuste e veloci, dotate di un ordine di remi e di un albero, issava una vela quadrata o rettangolare. Sembra essere un'invenzione etrusca il rostro, un'arma distruttiva che successivamente anche i romani monteranno sulla prua delle loro navi. Gli Etruschi non saranno stati gli unici pirati, ma forse erano i più micidiali. Gli Etruschi non erano soltanto dei formidabili marinai. Ognuna delle città più importanti aveva infatti un proprio esercito, ben armato, equipaggiato e anche temibile, il più delle volte. Ed era costituito dagli stessi cittadini e ognuno doveva provvedere al proprio armamento. Ora, è evidente che gli aristocratici, i più ricchi, potevano permettersi delle armi e un corredo, per così dire, da battaglia notevole. Ora, quello che vedete qui è un esempio di armi ritrovate. Siamo nel Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia e quello che vedete è un bellissimo elmo crestato. Proviene dalla necropoli delle Arcatelle e in pratica siamo proprio agli inizi della lunga avventura che porterà poi agli Etruschi che noi conosciamo, quelli più famosi. Qui siamo a livello del IX secolo, quindi tra il 900 e l'800 avanti Cristo. Questo naturalmente era, diciamo, un tipo di armamento soprattutto da parata, però guardate che elmo straordinario. E poi questa spada con queste due antenne ricurve, così vengono definite, e questa fibula, questa spilla che doveva servire probabilmente a fermare chissà il mantello oppure la tunica sontuosamente decorata di questo personaggio. Poi qui vedete anche una punta di lancia, ma già da questi oggetti, soprattutto dalla spada e dalla fibula che ha addirittura dei fili d'oro che la rivestono, bene, si intuisce quanto la metallurgia per questa civiltà diventò progressivamente una forma d'arte. Si
spade lunghe e diritte, o corte come daghe. Scudi di grandi dimensioni per assicurare la maggior protezione possibile al corpo. E poi elmi, da quelli di bronzo con la cresta a quelli di tipo greco che coprivano le guance, la nuca e il naso. L'armamento del guerriero etrusco varia nel corso dei secoli e la corazza ne è un chiaro esempio. Dal semplice pettorale villanoviano alle spettacolari corazze anatomiche, veri capolavori dell'arte etrusca. In uso a partire dal V secolo avanti Cristo. Erano chiamate così perché riproducevano la muscolatura del guerriero. Erano generalmente fabbricate in due pezzi, con ganci, lacci e altri accessori che servivano a fissarle sul torso del guerriero. Le armature complete potevano arrivare a pesare intorno ai 30 kg. Armi di pregio, ben fatte e preziose per guerrieri ben addestrati ed equipaggiati. I fabbri etruschi non producevano solo armi. In realtà la metallurgia a quell'epoca riusciva a produrre degli oggetti raffinatissimi. Per esempio dalla necropoli delle Arcatelle è emerso questo bellissimo oggetto. Siamo in un'epoca arcaica, diciamo del percorso degli Etruschi, l'orizzonte è quello villanoviano, però questo non è un giocattolo, era probabilmente legato a un rito, chissà, forse quello del culto, legato al culto del carro del sole, insomma rappresentava il movimento del sole in cielo, non è chiaro, sono tutte ipotesi, naturalmente. Più tardi troviamo nelle tombe di Tarquinia questo oggetto singolare. Ne sono stati rinvenuti almeno 200. La divinità che voi vedete è Acheloo, il dio fiume, legato alla mitologia greca. E voi avete questo oggetto che è stato realizzato con la tecnica della fusione a cera persa. E poi col bulino si è pazientemente realizzato la barba, i baffi, eccetera. Questo era un oggetto che si trovava, chissà, forse applicato sui letti defunto, forse una cassa, forse erano appesi sulle pareti, non è chiaro, ma certamente fa già capire il mondo degli Etruschi e le loro abilità. E poi, guardate, avete questi splendidi specchi. Alcuni avevano anche un manico in osso, ma quello che colpisce sempre in questi antichissimi specchi è il fatto che fossero da una parte lucidati, a tal punto che si intravedeva il volto riflesso, un po' come noi vediamo il nostro volto riflesso su un vetro, magari la sera, il volto illuminato. Non erano magari precisi come i nostri, però davano l'idea di come fossero le fattezze di una persona, soprattutto la bellezza di una donna. Ma dall'altro lato c'era sempre qualcosa di importante raffigurato, inciso col bulino. Guardate, questo è il giudizio di Paride. Si vede Afrodite, la futura Venere dei Romani, con un diadema che le fascia la fronte. Poi c'è Paride con la sua lancia e poi abbiamo Era, la Giunone dei Romani e infine Atena. Ora, questo oggetto è stato realizzato nel III secolo avanti Cristo, cioè qui ormai stava calando il tramonto sulla civiltà etrusca che stava gradualmente perdendo la sua autonomia. È il 1857 quando nella necropoli di Vulci viene fatta una scoperta eccezionale che vale la pena di essere ricordata. Allora, l'archeologo che compie questa scoperta è Alessandro François, che lavora per il Granduca di Toscana. Ecco, vedete, c'è questa sorta di spaccatura nella roccia. In realtà questo è un dromos, praticamente il corridoio che vi porta all'interno di una grande tomba, poi è stata definita appunto tomba di François. E quando lui entra all'interno si trova di fronte delle pitture talmente belle che gli stesso dice sembra quasi di trovarsi di fronte alle opere di Botticelli o del Perugino. Eccoci, ci sono ben 7 camere funerarie disposte attorno all'atrio e alla camera principale.
Immaginate, questo era una volta tutto ricoperto di dipinti, antichissimi, bellissimi. E questi dipinti erano interrotti soltanto dall'apertura delle porte e con le loro cornici. Il ciclo di dipinti venne distaccato nel 1863 e, tranne alcune rarissime occasioni, non è stato più possibile ammirarlo in tutta la sua magnificenza. Gli originali di quei dipinti sono tuttora di proprietà della famiglia Torlonia. E grazie a un effetto virtuale possiamo ricostruire la tomba come era una volta, appunto, la tomba François. Lo facciamo grazie a delle copie esatte di quelle pareti, dipinte nel 1861 dall'artista Carlo Ruspi, autore di altre riproduzioni nelle tombe di Tarquinia. Si tratta di un documento estremamente importante perché rappresenta l'unica testimonianza certa a grandezza naturale di questo ciclo pittorico, prima del suo distacco voluto dal principe Alessandro Torlonia. Ora, grazie a questi dipinti, possiamo davvero vedere quello che vedevano gli Etruschi stessi. È come essere ritornati all'epoca. Ora, la tomba apparteneva a una potente famiglia, la famiglia Saties, una appunto delle grandi famiglie aristocratiche di Vulci. Ed ecco il suo committente, Vel Saties. Come facciamo a sapere che si tratta di lui? Perché ogni personaggio, infatti, è identificato con il nome dipinto in lingua etrusca sulle pareti. Ora, lo vedete, indossa una toga preziosa, chiamata toga picta, poi in latino, e ha un color porpora, è ricamata in oro, quindi è una persona importante, mentre sta per trarre auspici dal volo di un uccello, il picchio sacro, sacro a Marte, che un giovane servitore, lo vedete qua, trattiene con una cordicella. Questo grandioso ciclo pittorico continua sulle pareti della stanza principale. Ora, voi vedete, nella parte, diciamo, sinistra di questa tomba è raffigurata una scena dell'Iliade. Allora, è il sacrificio dei prigionieri troiani in onore di Patroclo e l'azione si svolge proprio qui, al centro della parete. Achille è raffigurato tra il demone Carun, lo vedete dal corpo azzurro, livido, il ghigno feroce, con in mano un grande martello, che è il suo simbolo religioso, e dall'altra parte Vanth, che è la divinità alata degli inferi. L'eroe sta veramente affondando la lama nel collo di un prigioniero troiano e, lo vedete, il sangue schizza dalla ferita mortale. Assiste alla scena Agamennone, lo vedete laggiù, impugna lo scettro e indossa un mantello tipicamente greco. E al suo fianco, eccolo qui, c'è Patroclo, o meglio, l'ombra di Patroclo. È avvolto in un mantello azzurro con una vistosa fasciatura, lo vedete sul petto, che copre la ferita mortale inferta da Ettore. Solo dopo il sacrificio dei troiani, Patroclo potrà varcare la soglia dell'Ade. Ora, ci sono anche altri due eroi greci che trattengono altrettanti prigionieri troiani nudi, le mani legate dietro la schiena, in attesa del loro destino. È una scena cruenta che prosegue idealmente, diciamo, sulla parete di fronte, dove è stato rinvenuto un affresco, un dipinto di grande importanza per la storia etrusca. Qui è rappresentata una impresa vittoriosa compiuta da un manipolo di eroi di Vulci contro personaggi originari di altre città etrusche. Si tratta di un attacco a sorpresa, forse compiuto di notte mentre gli avversari stanno dormendo. È una lotta sanguinosa che culmina in questa scena. Vedete quest'uomo impugna la spada e sta tagliando i lacci che tengono serrati i polsi del compagno. Quest'uomo si chiama Mastarna e l'amico liberato è Celio Vibenna, un etrusco di Vulci. Ora, Mastarna diventerà famoso perché sarà il sesto re di Roma, Servio Tullio. Le scene dipinte
sulle pareti della tomba François in realtà sono la rievocazione di un fatto storico realmente accaduto nel 550 a.C. Allora c'era uno scontro violentissimo tra Roma e Vulci e pensate, alla fine ha vinto Vulci su Roma. Però quegli affreschi, pur rappresentando un fatto del 550 a.C., sono stati realizzati dagli Etruschi due secoli dopo, quando la situazione era molto diversa. Infatti Roma aveva cominciato la sua espansione, aveva conquistato Veio, che era una delle città etrusche più importanti, e stava combattendo aspramente contro Vulci. E alla fine Vulci venne sconfitta, diventò un municipio romano. Noi ora ci troviamo proprio in cima a questo ponte bellissimo, chiamato il Ponte della Badia di Vulci, alcuni lo chiamano anche il Ponte del Diavolo, con questa campata unica, straordinaria, e sottoscorre il fiume Fiora. Pensate che questo ponte è stato realizzato proprio dagli Etruschi. Vedete quelle parti con dei blocchi di tufo rosso in basso? Ecco, quelle sono le strutture originarie etrusche ancora visibili. Poi i Romani lo hanno ricostruito in epoca repubblicana. E tutto sommato forse è proprio quello che è accaduto anche al mondo etrusco in generale, non solo a Vulci, ma tutto il mondo etrusco ad un certo punto si ritrova sconfitto, inglobato, e scompare in questa specie di marea romana che conquista tutto il territorio. Attaccata dai Celti a nord e dai Romani a sud, l'Etruria non poteva che capitolare e finire sotto il giogo del più forte. Roma. La prima città a cadere fu Veio, nel 396 a.C., conquistata e distrutta. Poi, una ad una, caddero tutte le altre. Per ultima, Volsini, l'odierna Orvieto, nel 264 a.C. È il tramonto della civiltà etrusca. Un declino ormai inarrestabile, testimoniato anche nelle splendide tombe di Tarquinia, che iniziarono a riempirsi di demoni alati, mostri terribili e paurosi, quasi un simbolo dell'angoscia per l'imminente sconfitta. Nel giro di pochi decenni, anche la lingua etrusca, l'ultimo baluardo di una civiltà magnifica, dovette cedere il passo al latino. Roma aveva vinto. L'avventura, la storia degli Etruschi dura almeno un millennio, e tantissimo, ma poi inevitabilmente, come tutte le vicende umane, si esaurisce. La notte che cala sulla civiltà etrusca ha un nome molto preciso: Roma. Roma che, espandendosi, combatte gli Etruschi, li ingloba ma anche li assimila, senza cancellarli proprio del tutto, perché molti delle abitudini, dei riti romani in realtà derivano dagli Etruschi. Un esempio: i riti per fondare una città, gli acquedotti famosissimi, derivano dalla conoscenza etrusca, e poi le bighe sono di origine etrusca, ma anche il bastone ricurvo, il mantello color porpora e anche i combattimenti tra gladiatori. E non ultimo anche il sapere dei sacerdoti etruschi, consultati per questioni vitali persino molte generazioni dopo, in epoca imperiale, per decidere se continuare una pace o iniziare una guerra. Quindi dei momenti fondamentali erano decisi dal sapere etrusco. E bisogna dire che anche noi, nella nostra vita quotidiana,
senza saperlo, utilizziamo dei frammenti di mondo etrusco. Quali? Beh, per esempio, molte parole. Persona. La parola persona deriva da persu, che in etrusco significava maschera. Verrebbe quasi voglia di citare anche Pirandello su questo. Ma anche una parola moderna e del futuro, come satellite, deriva da satelles, uomo di scorta latino, che a sua volta deriva dall'etrusco zatlatl, che voleva dire proprio colui che brandisce l'ascia. Quindi termine proprio bodyguard ha un'origine quasi antichissima. Ma certo, del mondo etrusco noi conosciamo la bellezza, la raffinatezza, l'amore per la vita, chissà quanto c'è ancora da scoprire. In fondo, quello che abbiamo attorno ricorda un po' il mondo etrusco che abbiamo attraversato questa sera, cioè una storia, una civiltà che ha profondamente scavato nella roccia del tempo per lasciare delle meraviglie. E quel ponte laggiù, bellissimo, che sembra quasi sfidare il tempo, in fondo rappresenta molto bene anche la vicenda etrusca. Cioè, il mondo degli Etruschi continua attraverso i secoli e c'è un vero e proprio passaggio da quel mondo, a quello romano, al nostro. E bisogna dire che questo rappresenta forse la bellezza del nostro paese, che ha delle radici antichissime. Grazie per averci seguito. Buonanotte. Nella prossima puntata di Ulisse, Alberto Angela ci proporrà un viaggio nella Sicilia del Gattopardo, seguendo le tracce del romanzo di Tomasi di Lampedusa e del famoso film di Luchino Visconti, andremo alla scoperta delle meraviglie disseminate nell'isola. Questo intreccio tra storia e amore, se volete, per noi sarà una sorta di sentiero da seguire per fare un bellissimo viaggio tra le meraviglie della Sicilia
del Gattopardo. Insomma, questa sera potremo tutti un po' sentirci principi. Rivivremo il celebre valzer di Claudia Cardinale con Alain Delon e con Burt Lancaster nei saloni di Palazzo Valguarnera Ganggi a Palermo. È un luogo che lascia a bocca aperta e qui tante scene del film Gattopardo sono state girate con questa atmosfera unica. Visiteremo le ville di campagna dove l'aristocrazia si recava d'estate, le fattorie e le saline all'origine delle tante ricchezze. E infine la cripta dei Cappuccini, dove tutto sembra rimasto come all'epoca del Gattopardo. Ecco, ora noi siamo nel corridoio che ospita i corpi mummificati degli uomini. Bisogna dire che essere sepolti qui diventò ben presto uno status symbol, anche per il costo. A testimoniare gli antichi splendori, una madrina d'eccezione, Claudia Cardinale. A parte che questo palazzo Ganggi era meraviglioso e tutti quelli che ballavano erano tutte nobildonne, tutte. Una storia antichissima ci parla attraverso i suoi tesori. Conoscerla aiuta ad amarli e a difenderli. Vi aspettiamo mercoledì prossimo.